Bene, eccoci qua con Infamous Second Son. Io ho fatto un bel lavorino di, diciamo, pulizia. Come ho detto, ho preso tutto, cioè ho sconfitto un po' tutti i nemici in giro, le roccaforti, eccetera. Ho lasciato solo i graffiti e le rese dei conti. Sì, ho lasciato anche l'eredità di Cole, ma tanto l'eredità di Cole non ha scelte karmiche, quindi è un po' inutile farla. E niente, quindi adesso siamo pronti per andare avanti con le sole missioni principali, praticamente. Adesso conosceremo il fan. Eccolo qua. Sì, pronto, Delsing Row? Sì, chi parla? Sono un tuo grande fan. A proposito di quella tag che hai fatto sul Needle, prendere il controllo. So cosa hai intenzione di fare e voglio aiutarti nella tua missione per dare il potere a chi non ce l'ha. Ok, se vuoi aiutarmi, cerca uno dei conduit fuggiti che potrebbe nascondersi qui nel quartiere Lantern. Perché ci tieni così tanto a lui o a lei? Voglio solo stringergli o stringerle la mano. D'accordo. Ho sentito il DUP che diceva di portare tutti i conduit sospetti che avevano catturato in questa struttura di detenzione in centro. Il convoglio dovrebbe passare dal quartiere Lantern attraverso il cavalcavia I-90. Ok, per caso sai se una di queste persone ha veri poteri? Oh, sì, sì, certamente. Assolutamente sì. Ah, grazie. Scusa, come hai detto che ti chiami? Eugene. È un nome del cavolo, lo so. Ehi, mia madre ha preso il nome d'Elsin da un vecchio western. Era uno dei cowboy. E sì, l'episodio scorso abbiamo, diciamo, redento, per così dire, al 100% Fetch, e poi siamo venuti qua nel quartiere Lantern, insomma, nuova mappa. Allora, adesso andiamo qui. Che spara qua. Se devo andare su, sì, è tutto cavalcavia. Aspetta che qua devo prendere bene le misure. Ok. Ah no, giù. Vabbè, forse devo liberare la zona. Per liberare la zona. Ehi, no. Eugene, mi è venuta un'idea. Potremmo inclinare leggermente la strada, magari rimuovendo i sostegni sotto il cavalcavia. Non potresti direttamente farlo saltare? No, non posso rischiare di uccidere il conduit che sto cercando. Taglierò i supporti, così i camion faranno abbassare il cavalcavia creando un blocco stradale immediato. Ah, okay. Sì, è vero, però... È per questo che sono un tuo grande fan. Vorrei poter essere lì per assistere alla scena. Vieni allora, basta che non ti avvicini troppo. No, stavo cercando di capire. Lavoriamo. Meglio che voi mortali rimaniate a distanza di sicurezza. Ok, sì, bene, sai, ripensandoci, credo che resterò a casa. Ti avverto se trovo qualcos'altro sul convoglio. Ah, perché forse ci sono, sì, ci sono spacciatori qua. Ecco perché mi dava, cioè mi sparavano. Beh, facciamo così. Così. Ah, nemico giustiziario, non volevo giustiziarlo. Sì, ho notato che poi se tu fai un'azione malvagia e hai anche il potere, diciamo la mossa finale, te la toglie. Forse stai andando contro il tuo karma, probabilmente. Basta? Posto? Forse sì. Allora, manca poi poco al prossimo livello. Nonna. Ok. Ah, scambio intero... Vabbè, c'è il DUP che rompe le balle pure lui. Facciamo così. Ok. Posto. Sì, poi alla fine comunque ottenere la mossa finale è più semplice di quanto avevo preventivato. Posto? Eugene, quando arriva il convoglio? Credo stasera, ma non lo so con sicurezza. Sei ancora al cavalcavia? Sì, sono qui. Sto facendo amicizia coi locali. Non sembra esserci traffico in cima. Beh, è perché i DUP l'hanno... Sì, insomma, l'hanno chiuso al pubblico. Hai finito con i supporti? Sì, è tutto a posto. Ora vado di sopra per prepararmi ad affrontare i DUP.
Merda. Diavolo. Che cazzi. Eugene, rispondi. Che devo cercare in questo convoglio? Non lo so. Stanno trasportando parecchi prigionieri, quindi dovresti cercare degli altri. Wow, cos'è stato? Elicotteri, e parecchi. Non penso mi vedano in mezzo alla nebbia. Il fatto è che devo cercare di non ammazzarli anche. Ecco. Tanto quando li curiamo, cioè li ingabbiamo, ci ricarichiamo un po' la vita. Però mi conviene usare il fumo, perché è un po' più semplice. Quell'altro tipo di granata ha un'area maggiore. Perché non mi consegnate i prigionieri senza fare resistenza? Ehi, ne ho abbattuto uno, non so come ho fatto, ma ci sono riuscito. Ecco, infatti, vedi, è un po' più semplice neutralizzarli. Ok. E poi andiamo avanti, facciamo così. No, perché non me lo fai fare? Ho picchiato la testa. Ah, ok, infatti può darsi. Ok. Tanto gli autobus resistono. Ok. Questo. Eugene, quegli autobus sono passati da un pezzo. Sai dove andavano? No, ci sono trasmissioni radio in tutta la zona, ma non capisco dove siano diretti. Aspetta, sei sulla frequenza radio del DUP. Ma come hai fatto? Grazie a un'app per cellulari di mia invenzione. Ti ho mandato il link. Ok, ricevuto, ma come funziona? È un rilevatore di segnali. Permette di ascoltare le comunicazioni del DUP. Ma la cosa più interessante è che si usa anche per localizzare la direzione da cui proviene il segnale. Vero? Muoio proprio dalla voglia di provarlo. Allora, in una posizione più elevata c'è un condotto. Sì, ce n'era uno. Ok. Forse assorbiamo il neon qua. Ok, che almeno andiamo su meglio. Ok, devo andare di qua. Andiamo. No, 262, 61, 63. Siamo finiti dritti in un'imboscata. Era Raw. Siamo fuggiti con il carico. Ehi, hey, Eugene, ricevo qualcosa. Te l'avevo detto. Vado di qua. Non saprei dire il numero delle vittime. Abbiamo perso anche dei blindati e un paio di elicotteri, ma non credo sia stato lui. Forse c'è un altro più terrorista. Ma vabbè, l'ha tolto. Sì, di qua. Sono tornato praticamente dove ero prima. Aspetta, andiamo più su. Andiamo. Qualunque cosa fosse, deve essere ancora lassù. Non avevo mai sentito. Dai. Vabbè, comunque siamo arrivati, vedo i camioncini del DUP. Ecco, ispezione del primo autobus. Mi sparano addosso. Il fatto è che questa è un po' più lenta di granata. Ok. Con l'altra le posso sparare praticamente a raffica. Qui... quasi uno alla volta. Uno alla volta, sì. Uno alla volta. Aspetta. Dai. Ok. L'ho preso. Preso, sì. Ok.
scudo. Ok. Ancora vivo. Ma porca. Devo ricaricare, mi sa. Aspetta. Non l'ho preso. Ah sì che l'ho preso, ok. Ok. Preso. Vai, ho il potere. Però ne manca uno, quindi teniamolo per dopo. Facciamo così. Cavolo. Ecco. Qua c'era del neon. Segno del neon. Ecco qua. Perfetto. Attenzione all'autobus. Vuoto. Qualcuno deve avermi preceduto. Siete nuovi. Quanti ce ne sono? Sei solo tu? Mi spiace, ma ho altri impegni. Configgi questi NPC che ti hanno teso un'imboscata. No, allora, ok. Ce n'è più di uno, quindi... che siamo a posto. Eugene, ho trovato il primo autobus, sì. Ma è vuoto. Ce n'erano tre sul cavalcavia, dunque ne mancano ancora due. Ehi, mio grande fan, sei ancora lì? Mi molli al primo contrattempo. Bel fan che sei. Ci serve aiuto! Ce ne sono troppi! Sono ovunque, ovunque! Non si vede niente con la nebbia! Ok, già. Sì, sì, adesso sto in alto un attimo. No. Di là. Sì. Cavolo, manca pochissimo al livello karmico successivo. Vediamo se trovo magari un evento casuale. Aspetta, che vado su. Ancora un po' più su. Ok. 150 metri. Direi di qua, sì. Aia. Qui, aspetta, vado su. Qua c'è il parcheggio. Così prendo la corsa infinita. Continuare a scattare così. No, 244. Sono stato un po' oltre, mi sa. Aspetta. Andiamo su qua, va. Metri 120, vai 100, sì. Ma sarà qui, no? Qua c'è un po' di distruzione. Va bene, no? No. Aspetta, sposami addirittura. Sarà di qua, dai. Qui, eccolo qua. Le cose non stanno andando come speravo. Devo trovare l'ultimo autobus prima di chiunque abbia fatto questo. Ok, saliamo. Qua naturalmente non c'è nessuna imboscata. Siamo troppo in basso, eh. Ok. 400. Dall'alto, ce ne sono diversi! Ok, di là. Per il momento. Non
c'è nessuno in difficoltà, no, quando mi serve qualcuno, c'è mai. Aspetta che salgo in alto, sì, non sull'albero. Ok, 318, 20, no, sarà di qua. Ok, vediamo. 180. Sto rispondendo al fuoco, ma ce ne sono. Ne sono troppi, sì. Vediamo. Ah, qui va bene. No, 320. Gli attacchi provengono dall'alto, sopra di noi. Di qua. Attiviamo. Sempre di qua. Sì, stavo proprio sbagliando strada. Cento, ok. Forse. Qua no, qua no, qua c'è barile fiammeggiante, aspetta. Ah, qui, guarda, sono nell'area. Di qua io sono andato a cacciare. Sono gli angeli. Ok, civile attaccato. Ah, era un civile quello, madonna. Ecco, no. Assorbi fumo. Yeah. Ok. Ok. Perfetto. Vai che lancio granate a manetta. Andiamo. Ok. Ok, va questo intossicato. Ah beh, lì. Errò! Questi mostri devono essere opera sua! Lasciate stare gli angeli! Uccidetelo! Adesso vediamo se appena ho il potere. C'è la mossa finale. No, ci vede ucciso, porca vacca. No, vediamo se riusciamo a rifare la serie. Finito il fumo. Finito tutto. Aspetta. Solo un razzo mi ha dato. Ma contro quelli più grossi non ha effetto la granata. Ok. Sorti fumo e ci si prova. Ok, un razzettino. Ok, ah, manca lui. Vabbè, eccolo, a posto. Beh, così, no. Qua? Ah, dietro magari. Angeli, è uno scherzo, vero? Significa o che uno dei fuggiaschi può generare angeli o che sto dando la caccia a Dio. E nel secondo caso non ho molte speranze. Ok, missione completata, perfetto. Un civile, sì. Ucciso. Oh, bene. Paladino, bene, omicidio diventare un eroe. Ok, fammi vedere subito potenziamenti. Ecco qua, allora
Focus esteso, va bene. Velocità infinita, finalmente. Raggio al fosforo potenziato, va bene. Il fumo manca questo e basta. Sorbi fumo, ok. Sorbi neon, ok. Basta. Basta, manca il video. Qua mi sa che... No, a parte questo di assorbi neon, ma ci vuole supereroe. Ok. Livello 5. Il resto siamo a posto. Ok. Adesso... Giubbotti indossati dai DUP sospetti allo Hingey Market. Il proprietario potrebbe essere ancora lì. È pieno di nascondigli. Ah, grazie del consiglio. Ma dove ti hai ricacciato prima? Ehi, forse ai conduit non serve andare in bagno, ma noi comuni mortali sì. Dove hai ottenuto queste informazioni su ciò che succede? Nel quartiere Lantern i muri hanno occhi e orecchie. Diciamo che ho delle amicizie in alto. Sembrano amici potenti. Difficile immaginare di meglio. Angeli, sì. Di là devo andare. Bene. Oh, vediamo di salvare anche Eugene. Ok, no, il finale è buono, come avevo detto. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo proprio, il finale è buono. Mi è rimasto impresso quello cattivo, ma quello buono... Quindi sarei anche curioso di rivederlo. Aspetta, è qui. Sei giù. Infatti. Reggi prende il volo. Ah, sì, ok. Vediamo. Se avessi addosso uno di questi cosi vorrei sbarazzarmene il prima possibile perché... Vabbè, perché sono davvero orrendi. E anche perché sembrano proprio gridare «Avanti, attaccatemi, sono un bioterrorista sospetto!» Dunque, c'è bisogno di un luogo appartato dove spogliarsi, con una porta che si chiude a chiave e qualcosa dove sederti mentre ti cambi. Un bagno chimico sarebbe perfetto. Si potrebbero prendere due piccioni con una fava. Ok. Che bell'inizio. Tanto trova il conduit in fuga. Beh sì, ma tanto adesso arriva Reggie. Splendido, dei teppisti bilingue. Qua, proviamo qua. Niente. Mi ricordo se dovevo provarne un po'. Vediamo questo. Dov'è qua? Non sono del DUP! E non sono neanche uno stramboide che se ne va in giro ad aprire i bagni occupati! Ma... No, aspetta, l'ho visto prima io! Quegli angeli sono veloci. Sì, tanto non riusciamo a raggiungerlo. Ehi, Delsin, mi trovo nel quartiere Lantern. Sei ancora qui? Era ora che ti facessi vivo. Che sta succedendo? Ti lascio un paio d'ore e mi ritrovo con degli angeli che attaccano la gente dal cielo. C'entra sicuramente il conduit che cerchiamo. Ho liberato dei prigionieri che stavano per essere trasferiti dal DUP. Forse uno di loro. È una fortuna che tuo fratello sia qui. Il mio compito è catturare i fuggitivi. Ok, cerchiamo chiunque indossi un giubbotto giallo e nero. Ne ho visto uno a terra allo Hingey Market. Sembrava difficile da tirare via, con tutti quei lucchetti. Devo ammettere, fratellino, che stai diventando bravo nella caccia all'uomo. Una volta tornati a casa potrei nominarti mio vice, così finalmente avresti un lavoro. No, grazie. Un poliziotto in famiglia è già abbastanza imbarazzante. Trova altri conduit in fuga. Quartiere Lantern. E dai. Sì, ma mi ricordo che adesso insieme a Reggie facciamo un piano. Prendeva veramente il volo. Punto. No. C'è il DUP. Così sono. Ce n'è uno intrappolato sulla gru. Andiamo a prenderlo. Vi dispiace se vengo con voi? Ah, ecco. Ok, cantiere edilizio. Lì sono gli aculani. Andiamo lì. Ah,
adesso arriveranno gli angeli a rubarcelo. Aspetta. Vabbè, qua è come andare su a piedi, cioè nel senso non c'è, ci sono condotti, non ho neon, quindi vado su così. Parole forti. Vediamo. Se avessi una coscienza, ti uccidereste da solo. Io mi ero già arrampicato. Se fosse un'altra gru per prendere questi, mi spara. Ehi, tu lassù! Facciamo un patto. Aiuto. Riportiamo questo inseguimento a terra, dove è più sicuro, e ti darò 10 secondi di vantaggio. Perché? Ah, eccolo. No, no! No, no, non farlo! Oh, bella presa, pennuto. Tanto non lo raggiungiamo. Neanche se avevo il neon. Chiunque sia a creare gli angeli mi sta facendo incazzare. Mi soffiano i conduit e non tengono il passo. Allora, sempre la stessa storia. Già. E se gli angeli non fossero abbastanza, c'è anche una banda di brutti ceffi a caccia. Quelli sono gli Aculani, un gruppo di teppisti incazzati che seminano scompiglio nel quartiere internazionale. Tu stai alla larga. Finora è andata bene, ma quelli sono bastardi di prima categoria. Oh, oh, rilassati. Penso che sia arrivato il momento di chiamare i rinforzi. Incontriamoci allo Hingei Market, vicino ai bagni chimici. Mi è venuta un'idea folle. Ok, ci vediamo ai bagni chimici. Ascolta, non so cosa... Puoi fidarti di me, sono un poliziotto. Ho notato che ti piace ripeterlo. Conta Reggie presso un bagno chimico. Eh sì. Siamo già qua. Ok. Qui. Cosa? Che ne pensi? Non è simpaticissimo da infilare, soprattutto là dentro. Qualcuno ha mangiato thailandese. Ma che te ne pare? Inseguimi. Vuoi che io ti insegua? Sì, 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 dammi la caccia, sparami. Sparami vicino. Vicino. E vediamo che succede quando arriva uno degli angeli. Già, perché sappiamo tutti che con gli angeli vado forte, vero? Se ti prendono, bello, Dio solo sa dove ti, sì, porteranno. Lo so, ok, ma senti, hai presente quando perdi il telefono e prendi il mio per ritrovarlo? Sì? Ecco, in questo caso abbiamo un GPS. Quindi sei una specie di microspia gigante, ok? Esatto, ma l'importante è essere convincenti, ok? Non troppo, ma abbastanza da fregare gli angeli. Capito? La testa è troppo convincente. No, no, dai... Non fare il coglione. Non male. Oh, sarò un tale stronzo. Oh, abbiate paura. Che aspettiamo che finisca la scenetta. Fuggitevi aterrorizzati, perché non io ho i poteri. Terribili, orrendi e malvagi superpoteri. Oh no, non mi arrenderò mai. Sono un bioterrorista! Mangio i bambini e... i gattini! I conduit non fanno niente del genere. Infatti, cioè... un po' ridicolo, eh? Se devo sparare, però... Beh, spariamoli, dai. Dov'è? Non è divertente, Delsi! Trema, mondo, al cospetto dei miei poteri! Inchinati alla mia grandezza! Non inchinarti, sul serio. Madonna, non prendo i civili. Fuggite, scrato! Cos'è che ha detto? Scotto? Beh. Doppio cazzo! Doppio... Aspetta. Questa era la mia idea! Mi aiuti o no?
Ecco. Si decolla! Ehi, ehi, segui il mio telefono e non fare lo stronzo! Ok. Vabbè, lo seguo sul GPS. Ehi, puoi rallentare un po'? È la mia prima volta con un angelo, sai? Mi stanno sparando addosso. Voi angeli avete delle mani proprio soffici. Qualcuno degli altri rapiti te l'ha mai detto? Faccio un condotto. Ascolta, voglio solo sapere se sai dove stai andando. Dico solo che probabilmente potremo fermarci a chiedere indicazioni. Non mi spiacerebbe. Eccolo lì. Donna. Altro condotto. Ce l'abbiamo? Non ne vedo. Ma si è fermato? Si è fermato qua. Aspetta. Beh, dai, vai su. Donna. Qui ce n'è. Ah. Dov'è? Vado. Ce ne sarà uno. Eccolo qua. Olè. Video angeli, avrei dovuto prevederlo. Ah sì, adesso ne avevamo distrutte le TV. Ok. Ok, vediamo. Smettila di svolazzare e fammi prendere la mira! Brucerò l'inferno. Aspetta. Per questo. Così, continua a sparare allo schermo! Penso che tu li stia davvero ferendo! Ok. Aspetta. Sorbi, c'è del fumo. Sì, c'era del fumo. Ok. Beh, non si è distrutto. Acqua. Andiamo, aspetta. Oh. Comignolo, comignolo, dov'è? C'è un comignolo? Sì che c'è, dai. Eccolo. Porca vacca. Dai. Ok, dai, va bene. Non sai fare di meglio! Okay. Combatti come un cherubino! So. Perfetto. Attenzione. Ok, manca solo uno schermo. Sì, così, continuate a venire, vi abbatterò tutti! Ok. Non mi piacciono le pubblicità. Ok. Dove si è cacciato, Reggie? Il cielo sia lodato! Il cielo sia lodato. L'idea peggiore del mondo. Oh, ma che diavolo! Te lo concedo, fratellone, come scavivai talento. Che c'è? Ha funzionato, no? Abbiamo trovato il covo del conduit angelo e ora lo staniamo. Che fai? Vieni con me? No. Mi tolgo questa roba. E poi piango fino ad addormentarmi. Laggiù ci saranno quintali di assurda merda acuminata e quella, fratello, è tutta tua. Oh, mio Dio! Non ti arrabbiare, sai? L'idea è stata tua. Ok, andiamo a stanare Eugene, quindi.